Siamo alla quarta parte di questa serie che originariamente avevo pensato in tre episodi soltanto: geopolitica classica, geopolitica della guerra fredda e geopolitica post-guerra fredda. Il fatto è che mano a mano che leggevo e che scoprivo nuovi testi, mi sono resa conto che il mosaico delle teorie geopolitiche è ancora più complesso e più interessante di quanto non fossi disposta a credere, francamente. E inoltre mi è stato possibile accedere a testi che parlano anche di teorie non occidentali, quindi di paradigmi geopolitici di cui è molto più difficile sentir parlare, ma che una volta scoperti mi hanno permesso di capire più in profondità molte delle dinamiche, delle strategie che stanno anche alla base di conflitti tuttora in corso. Per questo motivo ho deciso di spacchettare ulteriormente questo racconto della storia del pensiero geopolitico in altri episodi. Questo qui sarà dedicato alle teorie euroasiatiche, ma poi seguiranno le teorie islamiche, sioniste, cinesi, tutte quelle che sono riuscita a trovare e che al tempo stesso mi sembrano degne della vostra attenzione perché credo che aiutino a comprendere meglio la contemporaneità. Ora, se ricordate nel video precedente, quello dedicato alle teorie geopolitiche del nuovo ordine mondiale, chiudevo con un riferimento a Edward Said, che parlava di un rischio di clash of ignorance in polemica con Samuel Huntington, che invece era il teorico del clash of civilizations. Ma chi era Edward Said? Non era un teorico delle relazioni internazionali, non era un politico, non era un geografo. Era nato in una famiglia di cristiani protestanti a Gerusalemme nel 1935, quindi prima della fondazione dello Stato di Israele, quando ancora era mandato britannico della Palestina. E di mestiere faceva il professore di letterature comparate alla Columbia University. Oltre a questo, fu anche cofondatore della West Eastern Divan Orchestra, assieme a Daniel Barenboim, di cui vi parlavo un paio di glaciazioni fa. Cosa c'entra con la geopolitica? Edward Said, ancora nel 1978, pubblicò un testo intitolato Orientalismo, ed è questo il motivo per cui vorrei presentarvelo. Said, basando il suo pensiero su Foucault e sul concetto gramsciano di egemonia, sostiene che l'Occidente sia piuttosto ignorante nei confronti dell'Oriente. E questo non perché manchino ricerche e studi approfonditi sull'Oriente anche da parte di ricercatori occidentali, ma perché nel discorso politico in particolare, l'Occidente non parla dell'Oriente con coscienza e competenza, si inventa invece un orientalismo. Ovvero un Oriente un po' esotico e un po' troppo semplicistico, mediamente arretrato in termini politici e culturali, ma di volta in volta lo modella, lo plasma a suo uso e consumo in funzione dell'operazione che vuole presentare all'opinione pubblica, perché ha bisogno di legittimità e di consenso da parte dell'opinione pubblica per poter intraprendere quell'operazione. Ecco, quasi 20 anni dopo aver scritto Orientalism, Said criticherà la teoria del Clash of Civilizations di Huntington per il modo in cui appiattisce, banalizza le civiltà, dato che ad esempio descrive Islam e Confucianesimo come fossero nuclei chiusi, che non hanno mai conosciuto la modernità, la separazione dei poteri, che non sono capaci di comprendere altre civiltà. Sembra che il tratto principale del mondo arabo sia il fatto di essere anti-occidentale, tutte informazioni storicamente inammissibili. Tutto questo in modo da presentare le civiltà come separate tra loro e quindi potenzialmente in conflitto, questo Clash of Civilizations, che Huntington però non si propone di comprendere o di risolvere, solo di gestire. E Said se la prende con Huntington proprio perché non sembra interessato a comprendere, a studiare queste civiltà, come se si trattasse di un esercizio superfluo. E quello che lo disturba ancora di più è che questo tipo di approccio alle civiltà, anziché suonare come riduttivo, addirittura ignorante, passa anzi come pragmatico, chiaro, lungimirante. Finalmente c'è una visione, un quadro facile da capire e azionabile. In realtà sono in tanti ancora oggi ad avercela con la geopolitica, proprio perché anche quando ha cultura ed esperienza dello scenario che descrive, ha sempre questa fretta di prescrivere una ricetta facile da capire, peraltro. La realtà è che molto spesso è esattamente quello che le viene richiesto, è quello che ci si aspetta da lei. Ecco, in questo e nei prossimi episodi io vorrei provare a raccontarvi alcune teorie geopolitiche non occidentali. So già che non potrò raggiungere un grado di approfondimento tale da mettermi al riparo a mia volta dalle accuse di ignoranza, ma come sempre spero che questi filmati costituiscano un punto di partenza per voi.
Questo episodio è dedicato alla Russia e alle teorie eurasiatiche. Incontreremo tanti autori che probabilmente non avete mai sentito nominare, quindi sicuramente ci sarà bisogno di uno sforzo di concentrazione in più. Ma spero tanto che alla fine questo video vi risulti utile per capire un pochino meglio quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere. Cominciamo! Già Brzezinski, nella Grande Scacchiera del 1997, aveva intuito che la Russia degli anni 90, che era debole, prostrata e vicina all'Occidente, non sarebbe rimasta a lungo debole, prostrata e vicina all'Occidente. E perché? Perché lo spazio politico russo, nei secoli, non è stato abituato a ricoprire quel ruolo. Anzi, facciamo fatica a ricordarlo, ma per 18 degli ultimi 20 secoli l'Asia è stato il continente più ricco e avanzato del mondo. Sto pensando alla Casa della Sapienza, la grande biblioteca di Baghdad, che nella sua epoca d'oro arrivò a ospitare 500.000 di volumi, la maggior parte dei quali contenevano più di un'opera, peraltro. Oppure ricordiamo che Al-Khwarizmi, che è considerato il padre dell'algebra, era persiano. Sono solo un paio di esempi, naturalmente. Per 18 degli ultimi 20 secoli l'Asia è stato il continente più ricco e avanzato del mondo. Poi, con la prima, ma soprattutto con la seconda rivoluzione industriale, nella seconda metà dell'Ottocento, ha preso avvio uno spostamento del baricentro dall'Asia in direzione di quello che viene chiamato il condominio atlantico, quindi Stati Uniti ed Europa. E questo ha causato un declino relativo di India e Cina. Poi però, quando il capitalismo industriale, esportato dalla Gran Bretagna, ha investito completamente anche l'India e la Cina, quel declino si è trasformato in ascesa, e anche piuttosto rapida, dal momento che sono terre ricche di risorse naturali, e così sono tornate a giocare un ruolo da protagonista sulla scena mondiale. Tornate, per l'appunto, perché per l'Asia il fatto di stare al centro della scena non è affatto una sensazione strana, anzi, è quasi un ritorno alla normalità dopo un secolo e mezzo di scena dominata da altri. Con queste premesse cominciamo a descrivere una delle tessere del mosaico delle teorie non occidentali del pensiero geopolitico. Questo episodio è dedicato alla Russia e al paradigma euroasiatico. Ma che cosa sono le tesi euroasiatiche? Savitsky, che è stato uno dei cantori dell'eurasismo dell'inizio del Novecento, scriveva: «L'idea di un'Europa che includa l'Europa occidentale e l'Europa orientale è assurda. L'Eurasia è un mondo a parte, distinto dai paesi che si trovano a ovest, a sud, a sud-est. La Russia occupa la maggior parte dello spazio euroasiatico, che non è diviso in due continenti indipendenti, ma ne forma un terzo, un altro continente, che non ha solo un significato geografico. La concezione euroasiatica significa rifiuto assoluto dell'eurocentrismo, il rifiuto dell'approccio universalista alla cultura». Quindi parlare di Eurasia per la scuola russa significa ribaltare i codici eurocentrici. È l'espressione più radicale dell'aspirazione russa a individuare una via di sviluppo storico diversa da quella europea occidentale, di indirizzare la Russia su un cammino autonomo, fondato su basi geografiche, storiche e culturali, sue specifiche, invece che sull'imitazione dei modelli occidentali. Il movimento eurasista nasce negli anni 20 e 30 del Novecento, in particolare con la pubblicazione del saggio L'Europa e l'umanità, in cui Nikolaj Trubekoj contestava fortemente la visione eurocentrica della storia. Trubekoj e gli altri esponenti dell'eurasismo partivano dal presupposto che la Russia costituisce una distinta area geografica e storico-culturale che deve affermare la propria specificità. Non può, ma deve. E questo è il motivo per cui si fa fatica ad etichettarla come una semplice tesi geopolitica. Perché dietro, anzi dentro, c'è un'idea di missione. È in questo senso una vera e propria teologia politica, che deve fondarsi su basi storiche, geografiche, culturali, sue specifiche. Una su tutte, la teoria della Terza Roma, che è una teoria molto antica, una teoria che ebbe grande fortuna nella Russia zarista già nella seconda metà del 400, proprio perché è legata alla caduta di Costantinopoli, alla caduta dell'Impero Romano d'Oriente. Che cos'è la Terza Roma? Che cos'è Roma? Simbolicamente è l'unico dominio legittimo universale. La prima Roma, naturalmente, è quella del Lazio.
La seconda Roma è quella del Bosforo, quindi Costantinopoli. E la terza? Ecco, quando Bisanzio viene presa dai turchi nel 1453, le insegne imperiali passano a Mosca. Mosca è la terza Roma. Mosca è l'erede dell'impero romano d'Oriente. È una teoria che si fonda sostanzialmente su una manciata di simboli, ma sono simboli molto evocativi. Non è l'unica teoria, naturalmente. Per quanto riguarda le specificità geografiche, ad esempio, si riprendono le tesi di Sergei Solovyov, il quale sosteneva che i processi di sviluppo sociopolitico dipendessero dalle caratteristiche geomorfologiche e che individuava nei Balcani e nel vicino Oriente la principale area di frizione tra Russia ed Europa, intese come due civiltà in competizione tra loro, con sistemi valoriali profondamente diversi e non assimilabili. Poi Nikolaj Danilevski spingeva ancora di più su questa opposizione culturale tra civiltà. Teorizzò il cosiddetto panslavismo, che doveva diventare una missione per l'impero zarista. Unire la regione danubiano-balcanica in una lega panslava con capitale Costantinopoli. Ma non mancano i contatti anche con la geopolitica anglosassone, anche quando in forma di contrasto. Lev Mechnikov, ad esempio, riteneva che l'acqua fosse l'elemento chiave per l'evoluzione spaziale e sociopolitica delle civiltà antiche, passando dai regni fluviali, quelli che ruotavano intorno al Tigre, all'Eufrate, al Nilo, poi gli imperi marittimi e infine quelli oceanici. Nel 1889 scrisse La civilisation et les grands fleuves historiques e in questo testo proponeva un modello fluviale di espansione territoriale, contestando la geopolitica anglosassone che parla solo di mari, solo di oceani e che quindi contrappone talassocrazia e geocrazia. Questa è una teoria che secondo Mechnikov è stata pensata e modellata sull'impero britannico. Un altro approccio è quello geostrategico, inaugurato negli anni 30 dell'Ottocento e che invece ha origine nell'Accademia di Stato Maggiore Generale. Ed è un approccio che si pone come principale obiettivo quello di indagare la posizione dell'impero zarista sullo scacchiere mondiale, specialmente nei confronti del principale antagonista dell'epoca, l'impero britannico. Vi ricordate quando parlavamo di Mackinder e di quel Geographical Pivot of History che lui individuava nel cuore della Russia perché quella era la principale minaccia per l'impero britannico, lo sapevano tutti. Ecco, stiamo vedendo l'altro lato della storia, quello che si pensava dall'altra parte del mondo. Il massimo esponente di questa scuola è stato Dmitri Miliutin, considerato il precursore dell'odierna architettura russa di sicurezza. Miliutin fu promosso ministro della guerra da Alessandro II e nell'arco di 30 anni portò all'apice la potenza russa nei Balcani, completò la penetrazione in Asia centrale e convertì l'Accademia di Stato Maggiore in una scuola di geostrategia che forgiò i vertici delle forze armate, tra cui Kornilov, Mannerheim, Kolchak. Nel 1846 pubblicò Indagine critica di geografia e statistica militari, in cui indicava le priorità dell'impero zarista nei confronti dell'impero britannico. La prima, contrastarlo in Europa e nel vicino Oriente tramite l'alleanza con Francia e Germania. La seconda, avanzare fino ai confini dell'India in modo da contenere l'espansione inglese. La terza, scacciare l'impero ottomano e fondare una confederazione balcanica sotto l'egida delle potenze europee che sia capace di neutralizzare gli stretti, perché i turchi, che controllano il Bosforo e i Dardanelli, non hanno mai consentito ai russi un accesso facile al Mediterraneo. E infine bisogna tutelare Cina e Persia come bastioni esterni della Russia e quindi alleati vitali. Questo per quanto riguarda la geopolitica, chiamiamola esterna. Ma c'è un altro teorico molto interessante, si chiamava Semyonov Tianshansky, che guardava invece all'interno dello spazio eurasiatico e focalizzava l'Eurasia e le sue prospettive di sviluppo in un'ottica diversa. Proponeva un modello di trasformazione dello spazio russo che introietta l'espansionismo zarista volgendolo alla crescita qualitativa delle periferie più arretrate dell'impero. Queste terre devono diventare il fulcro di un nuovo sviluppo, in modo da abbattere l'artificiosa divisione tra Russia europea e Russia asiatica. Perché è vero che l'impero russo, avanzando in Siberia e fino all'Alaska, è diventato uno stato tricontinentale. Ma il centro geopolitico dell'impero russo non è cambiato. La capitale è rimasta occidente, la Russia asiatica è rimasta poverissima ai margini della crescita economica e la stessa costruzione della ferrovia transiberiana è stata intrapresa in funzione della Russia europea.
Quindi, secondo Semyonov Tianshansky, proprio la Siberia, con le sue immense risorse, è il fattore di potenza che, se valorizzato, può determinare il salto di qualità in termini di crescita infrastrutturale e di densità demografica. Nel 1915 presenta queste tesi ai soci dell'Imperial Società Geografica Russa. Nel giro di pochi anni, però, le relazioni internazionali degenerano nella prima e poi nella seconda guerra mondiale. Al termine della quale, come dicevamo, la geopolitica è stata messa al bando, tacciata di scienza nazista, esiliata da Mosca per decenni. E questo nonostante le teorie euroasiatiche non fossero in particolare contrasto con il progetto politico sovietico. Ma ecco che verso la fine degli anni Ottanta ci fu una riscoperta delle teorie sull'Eurasia, in particolare grazie a uno storico che si chiamava Lev Gumilyov e che cercò di dare dei fondamenti teorici, quasi delle basi scientifiche, all'Eurasia. Vorrei parlarvi un pochino di lui. Lev era figlio di Nikolai Gumilov, un poeta che era stato fucilato nel 1921 con l'accusa di aver partecipato a una congiura controrivoluzionaria, e di una poetessa ancor più famosa, Anna Akhmatova, fortemente critica dello stalinismo. Quindi Lev fu spedito nei gulag, probabilmente per il nome che portava, dato che era tutt'altro che un dissidente. Ma nonostante questo la sua produzione scientifica è stata immensa, ha scritto articoli, saggi storici, geografici, archeologici, tutti tesi nello sforzo di ricostruire, in modo direi enciclopedico, la storia dei popoli della steppa e dei loro rapporti con la Russia. Partendo dalla geografia fisica, la zona euroasiatica, prendendo i confini dell'antica Russia imperiale, viene da Gumilov divisa orizzontalmente in quattro fasce botanico-pedologiche. La pedologia è lo studio del suolo. Partendo da nord, c'è prima la tundra, priva di vegetazione, poi c'è la taiga forestale, poi c'è la steppa, e infine il deserto. Verticalmente invece l'Eurasia è divisa in due fasce climatiche. A ovest ha un clima più mite, più europeo, mentre a est ha un clima più asiatico legato ai monsoni. E i tratti di geografia fisica rivestono per Gumilov un ruolo fondamentale nel condizionare i processi di etnogenesi, quindi nel creare le etnie, i popoli. Ma non si ferma qui. Gumilov aveva delle conoscenze sterminate, sia di storia che di geografia, della regione euroasiatica, ma tentò di coniugare anche delle idee naturalistiche e filosofiche, tanto complicate quanto sconcertanti, spesso. Nel definire l'ethnos, ad esempio, scriveva che non si tratta soltanto di un fenomeno sociale, è un fenomeno biologico del comportamento umano che è radicato in una fonte un po' particolare. Gumilov riprende gli studi sull'energia biochimica della biosfera di Vladimir Vernadsky, dai quali si traeva la conclusione che la Terra riceve dal cosmo più energia di quanto sia necessaria all'equilibrio vitale della biosfera. Ecco, da questo presupposto Gumilov conclude che arrivano sulla biosfera degli sbalzi energetici e delle spinte passionarie che sono alla base dell'etnogenesi. E quindi della storia, perché i popoli che in una determinata area vengono investiti da questa energia diventano artefici della storia, creatori di imperi e di religioni. E proprio in ragione di questo, in ogni momento della storia si possono osservare tre tipi di ethnos. I primi sono quelli passionari, impregnati di questa energia biochimica e quindi in espansione. I secondi sono quelli armonici, che hanno un livello di energia che consente loro di adattarsi in maniera equilibrata all'ambiente, ma senza spinte creative. Il terzo gruppo sono i subpassionari, che non hanno più energia propria e quindi vivono un'esistenza marginale o addirittura parassitaria. E ciascun ethnos è destinato a passare attraverso queste tre fasi, dato che in fondo sono le stesse dello sviluppo organico. Quindi, come vedete, la vecchia scuola tedesca e l'organicismo di Ratzel non hanno smesso di influenzare il pensiero geopolitico. E una delle conclusioni che Gumilov trae, ad esempio, è quella di includere anche gli ebrei all'interno di questo terzo gruppo, di quelli che hanno esaurito la loro spinta energetica e quindi ora vivono in maniera parassitaria a spese di altri, un'altra di quelle teorie che suscitano un bel po' di polemiche. Ma c'è un ulteriore elemento storico-culturale che Gumilov si sforza di portare alla luce. Sostiene che la storiografia eurocentrica non abbia mai attribuito reale importanza ai popoli dell'Eurasia. Sciti, unni, turchi, mongoli, russi sono stati sì temuti, ma non sono mai stati rispettati come cultura autonoma. Sono barbari, stanno ai margini d'Europa. Eppure sono popoli che hanno dato vita agli imperi di Attila, di Gengis Khan, di Tamerlano.
ma sono quasi sempre ricordati dalle storiografie dei popoli stanziali, che invece stanno in Europa, in Cina, in Persia, in India, come semplice sinonimo di ferocia e soprattutto di nullità culturale. Gumilov contesta anche il luogo comune storiografico che vede un contrasto insanabile tra i russi, che erano agricoltori e quindi stanziali, e i popoli della steppa, tra cui i tatari ad esempio, che invece erano nomadi e allevatori. Contate che spesso i primi a pensarla così sono i russi stessi, e Gumilov lo sa benissimo che nella coscienza storica russa c'è un grande pregiudizio anti-turco e anti-mongolo. Ma è un pregiudizio che lui cerca di combattere, perché tutto sommato i mongoli, come anche i turchi secondo la sua visione, fanno parte dello stesso sistema culturale. E quindi anche il Canato di Crimea e l'Orda d'Oro non sono spine nel fianco della storia russa, fanno parte della storia dell'Eurasia. E aggiunge un'altra considerazione che va a attaccare il preteso moralismo pacifista europeo, perché sostiene che l'espansione dell'impero russo, se la si confronta con il colonialismo europeo ad esempio, è stata molto più pacifica e ha permesso la convivenza di molti popoli e molte culture. Sulla base di quello che vi ho raccontato, potreste immaginare che Gumilov sia stato uno dei maggiori esponenti del movimento politico del neo-eurasismo. Le cose non stanno esattamente così, nel senso che, per quanto lui non disdegnasse di vedere accostare le sue teorie a quel movimento politico, ma per Gumilov Eurasia non è un concetto politico, è prima di tutto un paradigma storiografico. Allo stesso modo, la dissoluzione dell'Unione Sovietica fu sì un durissimo colpo per Gumilov, ma non in quanto sistema politico, in quanto manifestazione dello spazio euroasiatico unitario. Lev Gumilov morì nel 1992, appena dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma il grande successo delle sue opere ha contribuito in maniera decisiva alla rinascita dell'eurasismo, che è stato accolto soprattutto da chi si oppone all'inserimento della Russia nel sistema occidentale, a livello tanto politico quanto culturale. Di Alexander Dugin invece avete sicuramente sentito parlare, quello che è stato frettolosamente definito dalla stampa europea come l'ideologo di Putin e che ha fatto molto parlare di sé proprio come esponente del neo-eurasismo più radicale. Il suo orientamento riprende alcuni aspetti della visione di Gumilov, ma risente anche di molti altri influssi. Haushofer, Carl Schmitt, ci sono richiami alla destra radicale europea, ma anche tracce di tradizionalismo esoterico, citazione di Julius Evola, quindi il quadro di riferimento culturale è piuttosto eterogeneo, ma provo a sintetizzarne il risultato ideologico. La premessa è quella, sempre quella, di una dicotomia insanabile tra atlantismo e eurasismo. Quanto alle strategie, sono sostanzialmente queste. In Europa, lasciare che la Germania ricostituisca una Mitteleuropa sotto il suo controllo e ridisegnare un asse Berlino-Mosca che la Germania sarà più che contenta di finalizzare, in quanto il suo desiderio represso, dicono gli eurasisti, è quello di liberarsi della tutela americana. In Asia, invece, l'alleato deve essere il fondamentalismo islamico, che bisogna appoggiare nella lotta contro gli americani e nel tentativo di sovvertire la Turchia. Si deve quindi proclamare un'alleanza tra ortodossia e Islam. Già nel 1992 sul quotidiano Den si scrive: gli eurasiatici pensano che l'Islam fondamentalista, con il suo antimaterialismo, il suo rifiuto del sistema bancario, dell'usura internazionale, del sistema dell'economia liberale, sia il loro alleato. Il solo nemico geopolitico dei russi e dei musulmani sono gli Stati Uniti e il loro sistema liberale, cosmopolita, antireligioso e antitradizionale. Anche l'Europa è consapevole che gli Stati Uniti sono il suo nemico. Il più famoso esponente politico che negli ultimi decenni ha propugnato le tesi eurasiatiche non è Vladimir Putin. È stato Vladimir Zhirinovsky, che è morto un paio d'anni fa, considerato un leader di estrema destra famoso per i suoi toni feroci, che nell'ottobre del 1993 pubblica Il balzo finale della Russia verso Sud, in cui propone una visione geopolitica decisamente imperiale. Auspica una Russia che si volge verso il sud. Le sue frontiere devono essere spinte il più lontano possibile, bisogna avere accesso ai quattro oceani. Solo a questo prezzo la Russia diventerà pacifica. Scrive: quando noi ci saremo affacciati sul Mar Glaciale Artico al nord, sul Pacifico a est, sull'Atlantico attraverso il Mar Nero, il Mediterraneo e il Baltico e infine sull'Oceano Indiano a sud,
allora avremo dei vicini tranquilli: India, Cina e Giappone. Questo vuol dire che lo immagina una Russia che invade tutti gli stati che la separano dai quattro oceani? Non esattamente, lui immagina una cooperazione regionale su scala mondiale. In pratica, una nuova divisione del mondo. Scrive: la soluzione migliore è la divisione delle sfere di influenza lungo la linea nord-sud. Se entriamo in competizione per alcuni territori, ci intralciamo reciprocamente. Possiamo però metterci d'accordo, dividere tutto il pianeta. I giapponesi e i cinesi si occuperanno dell'Asia sud-orientale, delle Filippine, della Malesia, l'Indonesia e l'Australia. La Russia dell'Afghanistan, dell'Iran, della Turchia. L'Europa occidentale del continente africano. Il Canada e gli Stati Uniti dell'America Latina. Se ricordate, questo è Haushofer. È vero, Haushofer parlava di un asse est-ovest oppure ovest-est, ma si tratta sempre di espandersi lungo un asse, una direzione individuata come naturale e quindi di mangiarsi altri territori. Cosa ci sia di naturale in tutto questo io non l'ho ancora capito. Ma ad ogni modo, anche per Zhirinovsky, come per Dugin, il primo ostacolo a questo grande gioco di redistribuzioni è la Turchia. Scrive: il panturchismo minaccia la Russia. E aggiunge un «se la nazione turca perisse nel mondo non cambierebbe nulla». La sostanza è che i turchi sono un problema e che bisogna che ci sia qualcuno di più grosso e di più affidabile che li gestisce. Chi può farlo? L'Iran. L'Iran deve diventare un alleato strategico, non solo per la Russia, ma anche per quella Mitteleuropa a guida tedesca. L'Iran antioccidentale deve diventare il punto di riferimento medio orientale dell'Europa. Tutto ciò premesso, non credo sorprenda che negli anni 2000 l'ascesa di Putin sia stata ricollegata da molti alla prospettiva eurasista. In realtà, almeno all'inizio della carriera, Putin si collocava intorno al centro dello schieramento ideologico russo, mantenendo una linea che mirava essenzialmente al rafforzamento statale, il che andava bene a tutti perché la Russia era debolissima e, oligarchi a parte, nessun russo voleva vederla così. Inoltre, il primo Putin guardava soprattutto verso l'Europa e gli Stati Uniti, e questo non in termini di identità, ma di cooperazione. Gradualmente, però, il peggioramento dei rapporti con l'Occidente in seguito alle rivoluzioni colorate in Georgia e in Ucraina, le linee espansive dell'Unione Europea, gli interventi militari in Iraq e Libia, tutto questo ha determinato un cambiamento della politica estera russa e una progressiva svolta verso est. Nel 2011 Putin si è fatto promotore dell'Unione Doganale di Russia, Bielorussia e Kazakistan, che nel 2012 è divenuta Spazio Economico Comune e nel 2015 Unione Economica Euroasiatica. Ma nonostante le grandi ambizioni, questo progetto ha ricevuto meno successo di quanto sperasse, soprattutto per la mancata partecipazione dell'Ucraina dopo la crisi del 2014, per la scarsa forza economica della Russia, ricordiamoci che la Russia ha un PIL che è più basso di quello italiano, e per via del problematico rapporto con la Belt and Road Initiative lanciata da Pechino nel 2013, che invece è ben più dinamica, diciamo. Queste difficoltà hanno imposto una revisione del progetto eurasiatico, la necessità di un ampliamento, di una collaborazione tra Russia, Cina e India, in modo da creare un ordine internazionale multipolare che ponga fine all'egemonia statunitense. Ecco che a partire dal 2015 è stato proposto un nuovo progetto euroasiatico per integrare il progetto russo dell'Unione Economica Euroasiatica con quello cinese della Belt and Road Initiative. E per indicare questo nuovo progetto si comincia a parlare di Bolshaya Eurasia, la Grande Eurasia. Un'espressione utilizzata dallo stesso Putin nel giugno del 2016 in occasione del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo e che da allora gode di una sorta di ufficialità nel discorso politico russo. Resta però ancora poco chiaro in che misura questo progetto della Grande Eurasia si rapporti a quelli precedenti. L'inserimento della Cina rappresenta senza dubbio un'innovazione, ma rischiosa, perché Russia e Cina hanno una simmetria economica e politica che si sta consolidando a tutto vantaggio di Pechino. Manlio Graziano, a questo proposito, sostiene da tempo che Russia e Cina siano rivali geopolitici ben più di quanto non lo siano mai stati Russia e Stati Uniti, ad esempio. Ovviamente non sono tutti d'accordo con la lettura di Graziano, ma è sempre cibo per pensare. Resta il fatto che, con ogni evidenza, il progetto di una grande Eurasia non solo si oppone all'egemonia politica ed economica dell'Occidente, ma anche a quella culturale, perché propone una visione del mondo incentrata su valori nazionali, sull'identità, la sovranità, la specificità dei singoli stati,
tutte cose che a noi europei liberali e cosmopoliti suonano di imperialismo, perché di quello si tratta, e peraltro in una forma che consideriamo obsoleta, seppellita dalla storia. La Russia di Putin si propone sempre più come un paese conservatore e fondato su valori cristiano-ortodossi, ma anche la Cina del recupero dell'eredità confuciana e l'India neo-induista di Modi. Tutte e tre stanno ribadendo con forza il primato della tradizione culturale nazionale rispetto ai valori occidentali. Qual è l'elemento comune? Negare la pretesa di universalismo del modello occidentale. E il neo-eurasismo, nonostante le critiche di cui è stato oggetto anche in Russia, è sempre più influente. Tant'è vero che all'interno della Duma, il Parlamento russo, è stata creata una commissione di geopolitica, all'interno della quale siedono deputati di molti partiti, ma il cui presidente è stato a lungo proprio Zhirinovsky. Quello delle teorie euroasiatiche è il genere di argomento che non si trova con grande facilità, neanche sui manuali, a dire il vero. E questo è il motivo per cui sono particolarmente grata di aver ricevuto in dono questo mattone, che pesa più della mia testa, e che contiene tutta una sezione, tutta la seconda parte, che si intitola Ideare e agire l'alternativa. Ci sono le teorie eurasiatiche, quelle della Umma islamica, la strategia cinese. È ovviamente un testo che mi sta tornando utilissimo e di cui sto cercando di divulgare qualcosa. Non è sponsorizzato, si chiama gratitudine. Ne approfitto per ringraziare chiunque scelga di sostenere questo progetto, che vive grazie alle libere donazioni. È la terza volta che provo a lasciare un incarico lavorativo per dedicarmi soltanto a questi filmati e spero che sia la volta in cui ci riesco. Vi ringrazio molto e ci vediamo presto.